Ciao a tutti ragazzi, sono Ramdeadman e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi nuovo video ovviamente su One Piece perché sono appena usciti i primi spoiler del capitolo 1053. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportarmi, ovviamente di seguirmi anche su tutti i social, tutti i link che trovate qui sotto in descrizione. Ebbene sì ragazzi, ci siamo, sono usciti i primi e incredibili spoiler del capitolo 1053. Siete pronti ragazzi? Perché qui ce ne sarà tanto da parlare. Finalmente in questo capitolo, di cui non sappiamo ancora il nome, però nel capitolo 1053 verranno ufficializzati i due nuovi imperatori di One Piece, che oltre ad essere Ruffy, ovviamente che ha sconfitto Kaido, ce ne sarà ancora un altro, ma incredibile, ragazzi, non saranno né Kid né Law, ma Buggy il clown. Ragazzi, ancora stento a crederci. C'erano queste teorie che volevano proprio Buggy il Clown come nuovo imperatore. È incredibile, ma vero? Ci hanno azzeccato, ragazzi. Sappiamo quanto Oda ami Buggy il Clown e quindi questa crescita di questo personaggio che è stato sempre fortunato fino alla fine è arrivato a scalare le vette di tutti i mari ed è arrivato a diventare uno dei quattro imperatori. Molti si vogliono capire perché Buggy il Clown è stato nominato uno dei quattro imperatori, ma ricordiamoci che già era nella flotta dei sette e gestiva una moltitudine di uomini mercenari, aveva un vero e proprio esercito, quindi è diventato molto, ma molto temuto, per questa cosa. Oltre a questo, ragazzi, verranno rivelate le nuove taglie di Ruffy, Law e Kid, che incredibilmente saranno le stesse ed ammonteranno a 3 miliardi di berry. Sembra che incredibilmente la saga di Wano non sia ancora completata del tutto, però ovviamente ora One Piece andrà in pausa per un mese, sembra però che nel capitolo dovremmo finalmente vedere il volto di Toro Verde, il nuovo ammiraglio che sta per arrivare, in One Piece già l'abbiamo visto nel capitolo 1052. Quindi ragazzi, Buggy il Clown è diventato uno dei quattro imperatori insieme a Ruffy, è una cosa molto ma molto chiamata perché incredibile ma vero, Oda forse già ce l'aveva detto questa cosa nel cover del volume 25 di One Piece, incredibile ma vero, guardate un po' qui sopra chi ci sono, ma proprio Shanks, Buggy, Barbanera e Ruffy, i attuali quattro imperatori in One Piece. Una cosa che non ho capito è perché Ruffy, Law e Kid non abbiano superato le taglie di Big Mom e Kaido, o almeno Ruffy non l'abbia superata, anche perché è sempre stato così, batteva un nemico e aveva la taglia più grande del nemico che aveva appena battuto, ma probabilmente qui c'entra il governo per non far capire che Ruffy è Joy Boy, quindi potrebbe starci questa cosa. Ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti di questi incredibili primi spoiler di One Piece del capitolo 1053. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate delle nuove taglie di Ruffy, Law e Kid e soprattutto di Buggy il Clown, ufficializzato uno dei quattro imperatori. Noi ci becchiamo al prossimo video, vi aspetto come al solito e ciao!